Abbiamo visto che in un circuito elettrico in regime sinusoidale tutte le tensioni e tutte le correnti possono essere espresse con dei fasori. Pertanto, una generica tensione V noi la possiamo esprimere con un modulo e una fase. Così, una generica corrente I la possiamo anch'essa esprimere con un modulo e una fase. Vediamo adesso che relazioni esistono fra tensione e corrente per vari tipi di bipoli. Consideriamo un generico bipolo che ancora non caratterizziamo. Sappiamo soltanto che si tratterà di un componente passivo di tipo lineare. R, L o C o una combinazione di questi componenti. Ai capi di questo bipolo noi possiamo indicare quindi la presenza di una tensione V rappresentata dal suo fasore e la presenza di una corrente I rappresentata anch'essa da un fasore che indichiamo nel rispetto delle convenzioni sui segni, quindi con il verso della corrente entrante nel segno più della tensione. Quello che ci interessa di questo bipolo è essere in grado di esprimere la relazione esistente fra la tensione V e la corrente I. La relazione che cerchiamo è quella che viene detta la legge di Ohm generalizzata. Cioè è quella legge che esprime la relazione esistente fra tensione e corrente attraverso il rapporto fra queste due grandezze e il risultato di questo rapporto, essendo un rapporto tra due vettori, quindi due fasori come li denominiamo, quindi due numeri complessi. Il risultato del rapporto di due numeri complessi è ancora un numero complesso, quindi un fasore, che indichiamo con la lettera Z e che prende il nome di impedenza. Quindi l'impedenza è un numero complesso. Perché matematicamente è ottenuto dal rapporto di due numeri complessi, però non è un fasore. L'impedenza è un numero complesso un fasore nel senso che non rappresenta una grandezza sinusoidale come i fasori della tensione e della corrente. L'impedenza rappresenta semplicemente la relazione matematica che esiste fra tensione e corrente ai capi di un componente. Il numero complesso che rappresenta la nostra impedenza ha comunque tutte le caratteristiche di un numero complesso. Quindi, se noi rappresentiamo il numero complesso sul piano di Gauss, dove indichiamo il reale e la parte reale e la parte immaginaria dei numeri complessi, noi avremo che la nostra z sarà caratterizzata da avere una parte reale A e una parte immaginaria B. Quindi l'impedenza, ovviamente, la possiamo esprimere o nei termini parte reale, parte immaginaria, oppure nei termini di modulo e fase, dove il modulo z sarà la lunghezza del segmento
rappresentante appunto l'impedenza, la fase φ corrisponderà con l'angolo formato tra questo segmento e l'asse dei reali. Queste come caratteristiche generali di un numero complesso. Torniamo alla relazione di partenza per cercare delle altre caratterizzazioni di questa impedenza. Quindi, l'impedenza come numero complesso abbiamo visto che è data dal rapporto di V fratto I. Pertanto, sappiamo che questo rapporto può essere espresso come rapporto quindi tra il fasore della tensione caratterizzato dal modulo V e dalla fase che chiamiamo φ V, diviso il fasore caratterizzato dal modulo I e dalla fase φ con I, avremo che questo rapporto avrà modulo uguale al rapporto dei moduli e fase che sappiamo sarà la differenza delle fasi tra la fase del numeratore e la fase del denominatore. Quindi vediamo che questa grandezza z, l'impedenza, ha un modulo dato dal rapporto dei moduli di tensione e corrente, quindi avremo volt diviso ampere e quindi l'unità di misura della nostra impedenza sarà ohm. La fase dell'impedenza sarà data dalla differenza tra le fasi della tensione e la fase della corrente. Quindi, se andiamo a rappresentare sul nostro piano di Gauss il vettore il fasore della tensione V con fase φ V, il vettore generico della corrente I con fase I la differenza tra la fase φv e la fase φ con I corrisponderà alla all'angolo φ caratteristico dell'impedenza. Quindi l'angolo φ caratteristico dell'impedenza sarà corrisponde alla differenza tra la fase della tensione e la fase della corrente nel bipolo che stiamo considerando. Quindi φ viene detto angolo caratteristico dell'impedenza.